Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Piemonte, nel cuore delle Langhe, alla scoperta di Dogliani in provincia di Cuneo, il comune noto per la produzione del vino Dogliani di OCG. Si trova a 295 metri sul livello del mare e conta circa 4.700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Dogliani! Nella sala giunta con il sindaco Ugo Arnulfo presentiamo il comune di Dogliani e lo facciamo con il presidente Einaudi che ci guarda. Assolutamente sì, vi ringrazio per essere qua a Dogliani, ne siamo tutti molto onorati. Sono felice di poter essere io a raccontarvi i fatti salienti e i luoghi importanti di Dogliani. Come cittadino sono molto fortunato a essere nato in Dogliani e come sindaco sono molto onorato di rappresentarlo Dogliani. Dogliani è una cittadina di circa 4.700 abitanti, circondata da vigneti che penso che abbiate visto arrivando nel paese. È una cittadina che ritengo in maniera un po' campanilistica, a differenza di molte altre cittadine delle nostre dimensioni, ha delle caratteristiche importanti, partendo da quello che ha appena citato lei. Abbiamo avuto la fortuna di avere tra i nostri più illustri cittadini il primo presidente della Repubblica eletto, che è Luigi Einaudi. Abbiamo anche delle opere importanti, abbiamo un Duomo importante costruito dall'architetto Schellino, un ingresso monumentale del cimitero, anch'esso costruito dallo Schellino, quello che ha tracciato nel fine dell'Ottocento, proprio ha cambiato la fisionomia del paese, rendendola quasi una capitale del neogotico, no? Ed è conosciuto e riconosciuto in tutta Europa. Come cittadino illustre è nato anche a Dogliani il signor Michele Ferrero, che tutti conosciamo per la nota industria dolciaria. Quindi sono tutte note che ci riempiono di orgoglio. E in più siamo anche molto fortunati perché tutto questo bel paesaggio ce l'hanno regalato i nostri avi, che da centinaia d'anni già i romani venivano a prendere il vino qua, tanto è vero che Dogliani nasce proprio dal dolcetto di Dogliani, che è il vitigno. Poi tutto è ovvio e si è migliorato e perfezionato fino a regalarci questo bellissimo paesaggio che ci ha permesso di essere in una zona a tutela UNESCO. Siamo appena fuori dalla zona UNESCO, ma siamo nella zona a tutela UNESCO. Un comune che è un po' il centro culturale, perché poi abbiamo la cantina, il museo e anche un'esposizione dedicata a Einaudi. Allora, noi all'interno delle nostre sale abbiamo il museo Einaudi, con tutte le stampe che ripercorre praticamente tutta la vita del presidente Einaudi, da quando era studente, quando è diventato presidente, quando era presidente della Banca d'Italia, quando era docente alla Bocconi, tutto il percorso della vita. Ed è uno statista ancora riconosciuto a livello mondiale adesso. Sempre al nostro interno abbiamo il museo, curato dagli amici del museo, e anche lì abbiamo tracce che partono dalle conchiglie fossili che sono state trovate in questi territori, a pezzi di tombe romane fino ai giorni d'oggi, fino alle foto sulla vecchia tranvia che collegava Dogliani, Monchiero e via dicendo, e si arricchisce giorno per giorno proprio grazie
al lavoro di questi volontari che ogni tanto acquisiscono dei doni da famiglie che aggiungiamo sempre al museo. E in fondo, nella parte bassa, nei sotterranei, anni fa si erano scoperti, facendo degli scavi, dei locali bellissimi che l'amministrazione che ci hanno preceduto hanno avuto la bellissima idea di recuperare, ed è uscito un ambiente bellissimo gestito dalla Bottega del Vino e anche usato dal Comune per celebrazioni particolari, premi, anniversari ed eventi particolari, ma ha una caratteristica molto molto bella e difatti è molto visitata anche dai turisti. Ma che cos'è Dogliani per lei? Per me è la vita. Io ci sono nato Dogliani, non sono mai scappato Dogliani nemmeno un minuto. Per me Dogliani è il cuore, la fede, è l'ambizione, mi piacerebbe sempre che crescesse di più. Dogliani ha mille potenzialità, quindi è come se fosse un figlio da accompagnare verso la maturità, piano piano. E dall'altra potrebbe essere un padre che piano piano mi lascia sempre qualcosa della sua storia, quindi è un mix di emozioni Dogliani per me. Grazie Sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco perché già la vedo dalla finestra, la Chiesa Madre, e andiamo ad incontrare il parroco. All'interno della chiesa di San Paolo, con il parroco Don Marco Sciolla, andiamo a presentare la comunità cristiana di Dogliani. La comunità cristiana di Dogliani è una comunità molto antica, abbiamo già alcuni dati che parlano di una comunità presente nell'anno 1000, nella parte alta del paese, la parte più fortificata, una chiesa che è sempre rimasta lì, è cambiata nei suoi aspetti monumentali, ma in realtà non ha cambiato posto. Qui invece ci troviamo nella chiesa di San Paolo, la chiesa più grande, una chiesa che invece ha avuto una storia molto travagliata, un'antica pieve fuori dal paese, invasa dalle invasioni dei saraceni. Poi una chiesa fuori dalle mura intitolata San Quirico, la parrocchia ancora oggi è intitolata San Quirico insieme a San Paolo, una chiesa che nel 500 era pericolante, una nuova chiesa dentro le mura intitolata San Paolo, una chiesa nuovamente pericolante, la storia sembra incredibile, tanto che la comunità per più di mezzo secolo si è radunata nella chiesa del Carmine e poi Dogliani si espandeva troppo. La chiesa era troppo piccola, siamo nell'Ottocento, una grande espansione, più di 5.000 abitanti, tutta la langa che vedeva questo centro, e con la costruzione di questa grande chiesa dove siamo oggi, che è stata architettata da Giovanni Battista Schellino, che è architetto locale, una chiesa monumentale, come potete vedere, intitolata a San Paolo. Una comunità cristiana antica ma molto viva. Ancora oggi è una delle realtà più importanti della nostra diocesi, ma lo dice anche il numero e la qualità anche degli edifici sacri che forse potrete anche vedere in questi giorni. La chiesa di San Paolo, la chiesa di San Lorenzo, due santuari intitolati alla Madonna, la confraternita, più di 15 cappelle che sono sparse in tutte le borgate. Dicono proprio la vivacità di questa comunità. Il patrono è San Celso. Il patrono di San Lorenzo, il patrono del comune è San Celso, ma il patrono della comunità parrocchiale è Santi Quirico e Santi Paolo, mentre invece della parrocchia che si trova al castello è di San Lorenzo. San Celso è il patrono della nostra città di Dogliani. Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? Il messaggio del parroco è quello che dobbiamo camminare insieme, ancora di più nelle nostre due comunità, nella vivacità di questa comunità parrocchiale, dobbiamo camminare insieme, dobbiamo coltivare sempre di più la nostra fiducia nel Signore, la nostra fraternità, per essere un segno della presenza di Dio nel mondo di oggi. Lo dobbiamo fare camminando insieme, lo dobbiamo fare coltivando ogni giorno la nostra fiducia, ma dobbiamo farlo insieme, il parroco, la comunità davvero viva in questo territorio. So che qui annesso alla chiesa
Di San Paolo c'è anche un piccolo museo? Sì, un piccolo museo dove sono radunati tutti gli ex voto, delle cappelle, dei santuari. Dopo che sono stati restaurati è stato creato qui un piccolo museo. All'interno del museo possiamo anche trovare una testa molto grande della statua di San Paolo, che una volta era qui sull'altar maggiore prima del suo rifacimento e che riordinando proprio qui nella parrocchia abbiamo potuto ritrovare e restaurare proprio per far vedere al pubblico. Lei è arrivato da poco qui. Io sono arrivato qua. Come è stato accolto? Sono stato accolto molto bene, c'è grande entusiasmo, sono giovane, mentre invece i sacerdoti di prima erano di grandi esperienze, ma sono molto contento di essere qui, è una comunità bella, una comunità viva, mi stanno dando una grande collaborazione, quindi sono molto contento. Grazie a Don Marco e noi adesso ci spostiamo di poco per scoprire alcuni piatti tradizionali di Dogliani in provincia di Cuneo. Sindaco Gianluca De Maria, andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali, ma abbiamo anche altre tipicità del territorio, un territorio ricco di tipicità. Assolutamente, il territorio doglianese è un territorio vario, cioè nel senso quando si parla di doglianese si parla e viene in mente subito la viticoltura, ma quando si parla di doglianese si parla anche di altra agricoltura. Abbiamo qui un tavolo ricco di prodotti proprio a testimoniare come il territorio offra, oltre alla viticoltura, anche l'allevamento e offra anche la coltivazione della nocciola. Si parla della tonda gentile, quindi la DOP probabilmente più famosa che c'è in Italia. Qui abbiamo alcuni piatti che sono figli di allevamenti, abbiamo i salami cotto e il salame crudo. Ecco, il salame cotto è una tipicità, non sono così tante le zone in Italia dove si produce e si degusta il salame cotto. Ovviamente qui si parla di allevamento, si parla di fassone, è la razza piemontese per eccellenza, quindi la fassona servita cruda, battuta al coltello perché viene tagliata la fetta usando un semplice coltello. E poi abbiamo invece l'espressione della carne invece in un altro piatto tipicissimo della nostra zona, che è il vitello tonnato, che spesso viene servito anche con dei caperi, caperi che vengono utilizzati per la particolare salsa che si usa per servirlo, e soprattutto all'interno della salsa ci sono anche le acciughe, quindi questo stretto connubio terra, monti e mare che si è sviluppato negli anni, che continua ad essere così presente nella nostra cucina. Tra i primi dobbiamo menzionare i ravioli del plin. In questo caso sono serviti con un sugo di arrosto. Plin significa pizzicotto ed è proprio il gesto di quando vengono prodotti manualmente per chiuderli. Abbiamo poi la carne servita in un'altra maniera, un filetto di bue servito in crosta di grissino con una riduzione al Dogliani. Abbiamo poi un'altra tipicità strettamente legata al territorio, che è questa zuppa. Questa si chiama cisrà. Per parlare della cisrà dobbiamo andare indietro negli anni e parliamo del 1600. Per abbinare tutto abbiamo questo pane, anche questo prodotto localmente usando farine delle nostre zone. Abbiamo una tuma di caprino, abbiamo poi una tuma di pecora affinata in questo particolare contenitore. Poi abbiamo un pecorino, anche questo di latte di pecora. Zona anche di apicoltori, quindi abbiamo il miele. Ci troviamo anche con aziende che trasformano la frutta e la verdura creando succhi di frutta e creando delle marmellate. Abbiamo anche aziende che producono aceto e qui abbiamo anche un esempio di un aceto prodotto partendo dal vino Dogliani. Là abbiamo un esempio di dolci prodotti con le nocciole, la DOP tonda gentile delle Langhe, la torta di nocciole che è sicuramente un simbolo del nostro territorio, e altri dolci sempre che vengono preparati utilizzando le nocciole. Poi chiudiamo con i dolci. Chiudiamo con i dolci e parliamo in questo caso di Bunette, quindi il dolce tipico della tradizione langarola. È un dolce che non è mai mancato nelle nostre case, continua a essere presente ed è un dolce che prevede l'uso di uova e di cioccolato ed è un dolce interessante per chiudere il nostro pranzo. Vogliamo fare un invito? Vogliamo fare un invito, certamente a visitare questo nostro territorio, a visitarlo in più momenti dell'anno, perché è bello scoprire come la natura riesca a disegnare questo territorio in maniera diversa a seconda del periodo in cui viviamo. È bello viverlo in primavera, è bello viverlo d'estate ed è fantastico viverlo in autunno, quando i colori della terra e i colori dei vigneti cambiano e disegnano questo territorio come se fosse un quadro.
Grazie al Vice Sindaco e noi restiamo sempre qui per approfondire la conoscenza del Dogliani di OCG. Siamo in Piemonte, non potevamo non parlare di vino e quindi andiamo a presentare la bottega del Dogliani di OCG con Anna Maria Abbona, presidente. Devo dire che qui è un incanto e quindi abbiamo veramente tante cose da presentare. Innanzitutto il Dogliani di OCG. Quali sono le caratteristiche di questo vino? Allora, intanto è un vino fatto 100% Dolcetto, quindi Dolcetto, questo vitigno antichissimo che noi coltiviamo da oltre 1000 anni in questa zona, che qui nel Dogliani, Dogliani è il capoluogo, ma poi l'area di produzione è un'area ampia che conta 21 comuni, qui pare abbia trovato il suo habitat migliore e infatti otteniamo la DOCG come Dogliani, quindi 100% Dolcetto, già nel 2011, la prima DOCG che riguarda questo vitigno, proprio a sottolineare l'importanza di questo vino e di questo territorio che lo crea. Che vino è? È un vino estremamente fruttato, ma il colore già incanta perché è un colore estremamente profondo, intenso, rosso con riflessi violacei, per cui intensissimo, vivo e già incanta il colore. Poi il profumo è estremamente intenso, concentrato, frutta soprattutto, quindi normalmente riconosciamo bene ciliegie, frutti di bosco, prugna, viola tantissimo ed è un vino estremamente gastronomico perché si beve benissimo con qualsiasi piatto, è veramente un degno compagno della nostra cucina. E qui abbiamo riuniti tutti e 43 i produttori. Esatto, in questa sede bellissima che era praticamente, qui siamo nelle cantine di un convento carmelitano del XVI secolo, una cantina che è stata pianino riscoperta, rimessa alla luce nell'84 dai produttori che poi a questo punto decisero che questa doveva essere la sede del consorzio dei produttori. Dunque siamo oggi 43 produttori che siamo associati in questo consorzio, tutti che producono chiaramente Dogliani di OCG, oltre ad altri vitigni perché comunque questa è una zona estremamente vocale al vino e qui praticamente facciamo l'esposizione, la vendita, le degustazioni e le riunioni noi dove discutiamo il futuro del nostro vino. Che cos'è Dogliani per lei? Dogliani è tutto, è la nostra vita. Noi siamo viticoltori, la vigna è una parte della nostra famiglia, la vigna, anche perché quasi sempre questi viticoltori di questa zona sono generazione in generazione, quindi il vigneto è un parente che si passa da generazione in generazione di cui si ha cura e si cerca di conservare al massimo tutte le prerogative per dare poi nel vino la massima espressione del territorio. L'invito a venire qui? Assolutamente, perché qui troverete tanta passione, un vino grandissimo, gente che vi accoglie, che vi fa assaggiare e vi conduce nella conoscenza di questo prodotto straordinario. Grazie ad Anna Maria Abbona e noi continuiamo l'itinerario sempre alla scoperta delle bellezze di Dogliani. Dobbiamo parlare di una delle manifestazioni più importanti che si svolgono ogni anno a Dogliani, il Festival della TV e dei nuovi media, e lo facciamo con la direttrice Federica Mariani. Parliamo di questo festival che quest'anno giunge alla 10ª edizione. Sì, quest'anno appunto compie 10 anni, è nato nel 2012 qui a Dogliani e nel corso del tempo è diventato il principale evento che si occupa appunto di media in Italia. Parliamo non solo di televisione ma anche di giornali, di grandi firme del giornalismo, inchieste, radio e naturalmente anche il web. Possiamo dire che tutti i principali volti del piccolo schermo come dei giornali, dei principali quotidiani italiani si sono succeduti sul palco qua
Dogliani. E è un caso molto bello perché è il borgo, la cittadina che diventa protagonista anche. Sì, assolutamente, il paese si trasforma, diventa proprio il centro di questo festival ed anzi le persone di Dogliani danno una marcia in più al festival con la loro disponibilità, gentilezza e partecipazione. Quest'anno saranno 3 le piazze protagoniste. Sì, ci allarghiamo anche per festeggiare questa edizione speciale e oltre a Piazza Umberto I e Piazza Carlo Alberto saremo in Borgo Castello, nella parte alta di Dogliani, per dare uno sguardo a tutte le langhe. Ma è un festival aperto a tutti? Sì, è completamente gratuito e anche gli ospiti che intervengono gratuitamente con una grandissima partecipazione sia di pubblico che di personaggi e quindi è sicuramente un evento da non mancare. Ma perché avete scelto Dogliani come sede? Ma secondo noi in provincia, nella provincia italiana, c'è il meglio dell'Italia e quindi realizzare e portare i grandi protagonisti del mondo della comunicazione in un paesino come Dogliani era un valore aggiunto. Pensiamo che farlo in una grande città non avrebbe lo stesso valore, lo stesso impatto. Grazie a Federica Mariani e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze e delle curiosità di Dogliani in provincia di Cuneo. Matteo Sardagna, andiamo a scoprire la figura di Luigi Einaudi, lei è il pronipote e quindi parliamo soprattutto del legame di Luigi Einaudi con questo territorio. Beh, sì, certo, Luigi Einaudi è figlio di questa terra, Luigi Einaudi era profondamente legato alla cultura di questa terra, si parla di un uomo nato alla fine dell'Ottocento, quindi di un uomo con quei valori per cui la terra e l'uomo erano qualcosa di unico. Tanto, per raccontare un piccolo aneddoto, i genitori dovettero vendere la terra, il piccolo vigneto che avevano, per poterlo fare studiare, essendo un ragazzo, diciamo, talentuoso. E lui ricorda per anni, da ragazzino, lacrime a tavola per 20 anni, perché hanno dovuto staccarsi da questa cosa, che era qualcosa come una famiglia, la terra. La prima cosa che fece lui a 23 anni, con i primi soldi guadagnati, risparmiati, ma indebitandosi fortemente, 32 volte il suo primo stipendio, comprò questo primo podere di San Giacomo, che era completamente fatiscente di una vecchia famiglia, e che piano piano negli anni rimise a posto e diventò, diciamo, il centro della famiglia che ancora adesso noi viviamo. Poi anche questo territorio fu comprato da Einaudi. Questo posto dove siamo in questo momento è la cantina, che era una delle cascine che all'epoca c'erano i mezzadri, che erano diverse cascine in giro per il territorio. Questa si chiama Tech ed è, abbiamo fatto diventare la cantina. Negli anni 20 la comprò lui e parte della famiglia durante la guerra era sfollata qui da Torino, perché i cugini torinesi vivevano in questa cascina, che ora da 20 anni e un po' di più l'abbiamo fatta diventare la nuova sede della cantina. I presidenti quando arrivano a Dogliani vanno a visitare la casa di San Giacomo. Di solito i 2 appuntamenti sono la tomba e poi a casa dove facciamo un rinfresco e magari a volte c'è i presidenti che si sono fermati a mangiare, come è successo con, non so, Francesco Cossiga, che una notte anche si è fermato a dormire. Visto la vocazione del territorio, Einaudi era un buon gustaio, a lui piaceva il vino? Adesso io non posso dirlo perché è morto nel 61, io sono nato nel 70. Ma lui era molto legato a questo sapere contadino, che trovava una forma antropologica, sociale di intelligenza. Quando vedeva che i contadini vendevano la propria terra e andavano a Torino a lavorare alla Fiat, per dire, lo trovava una cosa
devastante, perché per andare a appiattirsi in un mondo senza più quella capacità di sapersi adattare alle stagioni, alle difficoltà, e quindi tenere un uomo più ricco alla fine. Cos'è Dogliani per lei? Beh, per me Dogliani rappresenta proprio la famiglia, perché io ho sempre visto bere solo Dogliani da quando sono bambino. Mio nonno, che era figlio di Luigi Einaudi, cioè ingegnere, mia mamma, non bevevano il Nebbiolo, il Barbera, che io devo dire la verità, mi piace anche gli altre varietà. Il Dogliani, quando vedo un bicchiere di Dogliani sulla tavola, mi rappresenta la famiglia, mi rappresenta le radici, e quindi per me rappresenta molto. Grazie a Matteo Sardagna, e quindi Dogliani vi aspetta con tutte le sue bellezze. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghiditalia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su TV2000. Buone passeggiate a Dogliani e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!